Prende forma il Centro Italiano per la Fusione Nucleare. Entra nella fase operativa la realizzazione presso il Centro di Ricerca Enea di Frascati del DTT, Divertor Tomahawk Test, macchina che dovrà sperimentare soluzioni avanzate per l'energia da fusione. Dopo il consolidamento del progetto in tutte le sue parti e per realizzare l'opera, la creazione della società cooperativa DTT, composta da Enea, Eni e Consorzio Create, sono stati assegnati i primi appalti. Il progetto, del valore di circa 600 milioni di euro, sarà realizzato grazie al contributo finanziario dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Università e Ricerca, della Regione Lazio, di Enea e degli altri partner del Consorzio, oltre al prestito da 250 milioni di euro dalla Banca Europea degli Investimenti nell'ambito dei fondi EFSI. Il progetto DTT sulla fusione nucleare, pensato qui all'interno del Centro di Ricerche di Frascati, sta diventando una realtà. Enea costituisce una società consortile insieme con Eni e con il consorzio Create per la realizzazione e per la gestione degli esperimenti. Fra pochi anni qui al centro di Frascati sorgerà una nuova hall che dovrà ospitare la macchina e inizierà la consegna di tutti quelli che sono i componenti della macchina stessa, che dovranno essere assemblati in maniera tale poi da arrivare a quello che è il punto scientificamente più importante, la produzione del primo plasma. Questo avverrà fra circa 6 anni, ovvero sia il primo plasma è previsto essere a ottobre del 2026. Un piano del valore di oltre 4 miliardi in progetti pronti e cantierabili per la manutenzione del territorio, ai quali manca solo il finanziamento. Progetti pronti a partire, se non domani, dopodomani, visto che hanno espletato il loro iter procedurale. Progetti relativi al reticolo idrografico, alle reti irrigue, alla tenuta idrogeologica del territorio e allo sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici in atto. Li presenta AMBI, l'Associazione Nazionale Consorsi Gestione e Tutela del territorio e acque irrigue, un patrimonio progettuale che risulta ancor più prezioso ora, con l'Italia che deve indicare i progetti che intende realizzare nell'ambito del Recovery Fund. Si tratta di 729 progetti per un investimento di 4 miliardi e 339 milioni di euro e oltre 21.000 unità lavorative da impiegare. Un avanzamento nel decommissioning delle centrali nucleari italiane per oltre 900 milioni, con un picco di attività nel biennio 2022-2023, dovuto fra l'altro all'avvio degli smantellamenti dei reattori delle centrali di Trino e Garigliano e alla realizzazione del complesso Cemex a Saluggia. Lo prevede il piano industriale 2020-2025 del gruppo Sogin, la società pubblica incaricata dello smantellamento delle centrali nucleari italiane e della gestione dei rifiuti radioattivi. Il piano consentirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal nuovo piano a vita intera, determinando una crescita del valore medio annuo dell'attività dai 62 milioni registrati nel periodo 2013-2019 ai 151 milioni di euro nell'arco di piano, facendo segnare un più 144%. Nel comprensorio FCA di Mirafiori a Torino, FCA, ENGIE EPS e Terna hanno presentato il progetto pilota Vehicle to Grid di mobilità elettrica che, una volta completato, sarà il più grande al mondo. Con questa tecnologia l'auto elettrica, mentre ferma in garage, a richiesta fornisce elettricità alla rete per contribuire al suo bilanciamento, che resta compito di Terna anziché sottrarne quando è in carica. Un servizio che rende il veicolo elettrico una sorta di batteria su ruote e viene remunerato all'utente. Si comincia con 32 colonnine V2G in grado di connettere 64 veicoli, con l'obiettivo di sperimentare la tecnologia e la logistica del parcheggio, coperto da una pensilina composta da 12.000 pannelli fotovoltaici. Entro la fine del 2021 l'impianto sarà esteso per consentire l'interconnessione fino a 700 veicoli elettrici. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.